l'ora del Jazz Festival a Vittoria dal 9 al 24 giugno prossimi si terrà all'interno del centro storico, nei pressi della ex centrale Enel, la quinta edizione del Jazz Festival. Ai nostri microfoni il direttore artistico Francesco Cafiso. Sostanzialmente la formula non è cambiata, è sempre la stessa. Il mio obiettivo è quello di abbracciare tutte le esigenze del pubblico vittoriese, cercare di accontentare tutti i palati. Diciamo che il filo conduttore è quello appunto del jazz, inteso nella sua forma più tradizionale, o comunque attenzione ai musicisti che affondano le loro radici nella tradizione del jazz e poi comunque spaziano e cercano strade originali. La cosa più importante è appunto le jam session che danno vita all'atmosfera tipica del jazz, che è appunto la condivisione, la voglia di stare assieme e di suonare tutti insieme. E a parte le jam session, appunto il Vittoria Rotary Jazz Award, che è un premio che sta diventando sempre più prestigioso. Quest'anno infatti abbiamo avuto una serie di iscritti incredibili. Mi sa che il prossimo anno dovremo fare due semifinali piuttosto che una. E poi, insomma, la Vittoria Jazz School, che dà la possibilità a tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi con questo genere musicale di approfondire le loro conoscenze. E queste erano le parole di presentazione della edizione 2012 affidate a Francesco Cafiso, ma adesso ascoltiamo quali le dichiarazioni, le novità di questa edizione dalla viva voce del presidente dell'associazione Sisley Jazz Music, Emanuele Garrasi. L'intendimento che ci eravamo previsti sin dall'inizio per questa manifestazione era che potesse crescere e che potesse sviluppare tutta una serie di collaborazioni nella città con altre associazioni per eventi collaterali, ma che via via vanno acquisendo sempre maggiore importanza. E mi riferisco in particolare alle degustazioni organizzate dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo di OCG, mi riferisco alle mostre di pittura, mi riferisco alle mostre di fotografia, mi riferisco al premio, il Vittoria Rotary Jazz Award e alla scuola, alla Vittoria Rotary Jazz School e tutta una serie di manifestazioni collaterali, una gara podistica che si chiama Run and Jazz che è organizzata dal Rotary di Vittoria. Insomma, tantissimi eventi per 3 settimane intensissime di attività che animeranno il centro storico della città di Vittoria.